Fabio. Oh, ciao Luca. Allora, spieghiamo innanzitutto chi siamo e perché abbiamo creato questo canale. Allora, innanzitutto, tu Fabio, chi sei? Ma io sono il Fabio di Salò, che da un passato da endurista mi sono innamorato nel lontano 2001 della mountain bike. Quindi sono 20 anni che bazzichi di sentieri. Da un semplice appassionato, dopo ho iniziato a fare qualche gara. Sì, ecco, devo dire che Fabio conosce tutti i sentieri della zona. Sentieri del Basso Garda, qui zona Salò, San Michele, la Valvestino, fino ad andare al Tremalzo, eccetera, eccetera. Li conosco abbastanza bene. E adesso, io ormai sono un po' vintage e adesso ho trovato il mio discepolo qua. Sì, allora, io sono Luca di Puegnago, nostro Luca di Puegnago, che è da poco che sì, io è da un annetto che vado in bicicletta. Bravissimo. E fortunatamente ho conosciuto Fabio, che mi porta sempre con lui a conoscere nuovi posti belli, nuovi sentieri, e quindi insomma meno male che c'è Fabio, discepolo, perché... dai, adesso io cercherò di insegnare quello che hanno insegnato a me e vedrai che poi in tutto questo ogni tanto facciamo anche qualche garetta. Sì, ma bravo, ci divertiamo, perché sai, anche l'aspetto agonistico è bello anche quello. E quindi perché abbiamo deciso di fare questo canale? Allora, abbiamo deciso, il canale è stato perché secondo me ancora conoscono poco il nostro territorio. Salò vedo ancora poca gente con la mountain bike. Sì, in effetti, capito? Salò o comunque i paesi del Basso Lago di Garda sono conosciuti molto per il lago, sì, gli aspetti quindi paesaggistici che riguardano il lago, ma un po' meno per quanto riguarda i sentieri, i boschi, la montagna. Vero. E invece c'è tanto da fare, tantissimo, da scoprire. Guarda, è migliorato qualcosa a livello anche di gente a piedi, trekking. Mountain bike purtroppo di giovani ne vedo poco. Beh, quindi dai, è arrivato il lupo. Quindi noi proviamo e poi vediamo cosa succede. Noi vogliamo promuovere i nostri sentieri, il nostro bel territorio. Anzi, se qualcuno conosce, vuole far conoscere, volete venire con noi, volete indicarci posti, sentieri, luoghi, noi siamo assolutamente disponibili. Verissimo, a far conoscere insomma tutto quello che riguarda il lago di Garda. È vero. Fabio, niente, ora che ci siamo presentati possiamo... Ah sì, almeno vediamo, almeno sanno chi sono quei due triangoli qua. Esatto. Ciao. Ciao.